Ok, qualcuno, e qualcuno sa di chi parlo, mi ha mandato questo bel pacco, ok? Perché, allora, questo pacco arriva dalla Francia, ok? Da un caro amico che ho conosciuto su Discord, e il suo nome è Marvin, ciao Marvin, ok? E mi ha mandato questo bel pacco con alcune console che anche lui si diletta a fare riparazioni. E ha però combinato un casino. Poi è venuto a piangere in ginocchio da me e mi ha chiesto se potevo farci qualcosa. Ok? Allora, apriamo il pacco esattamente come ci ha chiesto lui. Lo apriamo in diretta video. Ok. E andiamo a scoprire quali console. E quali danni sono stati fatti? Allora, io qua intanto vedo una cosa, qualcosa di strano qua. Allora, una paperella con dentro un'altra paperella. Ok, una famigliola di paperelle. Addirittura. Ok, cos'è che morde? Non si sa. Vediamo. Questa non è la sua scrittura, ve lo assicuro. L'ha fatto scrivere a un'altra persona. Però la colla di queste cose qua è troppo forte, va a finire che rovino la busta. Addirittura. Ok. Cos'è, una calamita? Aspetta. Sì, è una calamita. Beh, non che sia chissà che cosa come forza. Ma è una calamita. Ah, aspetta, c'è anche qualcos'altro? Ok, questo non c'entra niente. Questa è una roba nostra, del pacco. Ok, grazie, molto carino. E questo sicuramente se lo attacco al frigo, mio nipotino se lo becca lui, sicuro. Come anche le paperelle, sicuro. Cos'è? Gomma? Sì, no. Sembra gomma. Ok, va bene. Allora, mettiamo da parte questa cosa qui. Intanto, ringrazio molto. E andiamo a vedere quali console ci sono qui dentro. Che hanno bisogno di un disperato bisogno di aiuto da parte di una persona esperta. Quali sono? Allora, qui ci abbiamo. Un chip per un controller PS5, quindi questo è il controller PS5. La storia di questo controller è che l'hanno attaccato a un caricatore fast charge, ok? E di conseguenza ha fatto esplodere completamente il chip interno per la ricarica. Quindi dovremmo andare a sostituire quello, ma lui non ci è riuscito perché sono chip QFN in formato QFN, sono un po' difficili da maneggiare e in più ci sono delle piste danneggiate perché ha subito una fulminata praticamente e quindi alcune piste sono andate all'altro mondo, quindi bisognerà ricostruire delle piste. Dopo qui abbiamo una Nintendo Switch Lite a cui mancano alcuni pulsanti, va bene. Che anche questa acquistata da lui e non si accende, non fa nulla, eccetera. Quindi bisognerà restaurarla, vedere quali sono i problemi, vedere se si riesce ad accendere. Se si riesce ad accendere, bene, gliela ridò indietro, che così gliela può utilizzare lui. Questo controller è un lavoro assegnatomi da sempre un suo amico che gli ha consegnato il controller non si poteva fare nulla, lui non poteva fare nulla, allora l'ha dato a me. E dopo qua ci sono le parti della Nintendo Switch. Ok. E dopo qui c'è una PlayStation 4. E c'è qualcuno che sta continuando a mandare i messaggi. Ok. Bene. Allora, con cosa iniziamo? Beh, io comincerei con questa console qua. Ok.
teoricamente questa qua, PlayStation 4, aveva solo il problema HDMI, quindi si accende, fa LED bianco, quindi la console si avvia completamente, ma non mostra niente sullo schermo. È stato consigliato di cambiare il chip HDMI, ma lui ha fatto un casino. Quindi vediamo di sistemare il suo casino. Probabilmente farò più video a questo punto. Farò il video di questa, farò il video della Switch e farò il video del controller separatamente. Non credo che sia possibile integrare tutto in uno. Dipenderà un po' dalla situazione che trovo effettiva, ma siccome le mie, io mi prendo il mio tempo per fare le riparazioni con calma e tranquillità, i video poi chiaramente diventano lunghi lunghi e nessuno, o quasi nessuno, a parte le persone più fedeli, rimane a guardarlo fino in fondo. Quindi vedremo cosa ne viene fuori da questo video. Anche il fatto del unboxing richiede tempo. Ok, PS4 FAT versione 1200. Le versioni 1200 avevano il chip quello diverso, il Panasonic MN86, che finiva con la cifra 29, tipo quello delle PlayStation 5 o PlayStation 4 Slim, PlayStation 4 Pro, più o meno siamo lì. Allora, apriamo la console e vediamo. Oh, ecco, altre robe nascoste, distrutto con amore. Va bene, va bene. E poi c'è sto adesivo qua che dice coin coin. Va bene. E un'altra paperella. Due paperelle, tre paperelle. Va bene, mettiamo qua. Togliamo anche questo nastro qua, che c'è del nastro trasparente, così possiamo prendere il chip. Questo qua non so se è il chip, non mi ricordo, devo riguardare le conversazioni, non mi ricordo se questo è il chip nuovo oppure quello vecchio. Può essere che sia quello nuovo. Ok, no, mi dispiace, finisce così. Non si può salvare. No, vabbè. Ah, vabbè. Allora, niente, come classico, andiamo ad aprire la console, andiamo a ispezionare la scheda e vedere cosa ha combinato questo nostro amico Marvin. Ok. Cosa ci tocca salvare? Qual è la situazione? Lo scopriremo tra poco. Bene, la scheda è fatta. Wow! Allora, c'è un po' di... ci sono un po' di problemi qua, sì. Ci sono un po' di problemi qua. Ma vedremo, sono risolvibili? Può essere, può essere. Allora, lasciatemi che collego il microscopio. Ho scoperto, ok, di recente, facendo editing a un video, che effettivamente è l'alimentatore qui del microscopio che mi crea interferenze sull'audio, ok? Quando il microscopio lo accendo, questo qui non è un alimentatore filtrato, infatti è cinese al massimo, non ha marche, non ha un cavolo di niente, e non è un alimentatore filtrato, infatti questo qua lo devo cambiare. Ho preso il modulo filtrato, ok? E lo sostituirò. Però per il momento, portate pazienza, si sentiranno interferenze mentre parlo o mentre l'alimentatore è in funzione con il microscopio. Perdonatemi,
ma non ho al momento alternative. Ne ho comprato uno, quindi farò le cose così. Perché adesso, in teoria, ok, ho attaccato il microscopio e potenzialmente già si sentono problemi di interferenze. Mi dispiace, non ci posso fare nulla per il momento. Comunque, andiamo sotto al microscopio, ok? A vedere qual è la situazione. Ok, manca un bel po' di roba. Allora, cosa manca? Mancano, per l'esattezza, condensatori, resistenze, manca il chip. Manca la maschera, ok? Vedete qui è venuta via la maschera. Mancano un paio di tracce qui, un paio di tracce qui. Questa è ancora buona, ma questa no. Si farebbe fatica. Dopo, non so se mancano qui qualche cosa, tipo resistenze, filtri, condensatori, non lo so. Devo vedere con un'altra scheda, oppure se sono così di fabbrica. Però qui magari potenzialmente mancano componenti, anche di qua magari uno. Qua c'è un po' di stagno così che se ne viene via. Ah, eccoli qua. Ah, ce le posso rimettere? Che dite? Potrei rimetterle qui al suo posto. Perché vedete, questi qui sono i due pad di questo punto qua. Quindi io prendo, posso prendere, lo riattacco qui e siamo tutti a posto. No, no, non facciamo così noi qua. E la porta è ok. Altri componenti attorno non mi sembra. Ok. Qui la zona della maschera, ok, si è un po' tolta, non è un problema, basta mascherare almeno questo punto qui, ok. Rifare un attimino, anche se non è necessario qua in questo caso, ma qua sì, perché nel momento in cui andremo a saldare poi diventa problematico, perché lo stagno può attaccarsi qui e fare congiunzione fra tutti questi punti qua, il che non va bene. Allora, facciamo subito, prendiamo una scheda di confronto, di riferimento, così abbiamo tutti i componenti anche di riferimento. Ok, e vediamo esattamente quello che ci serve e quello che non ci serve. Ok? Allora, questi componenti qua, allora, come dicevamo, non c'entrano nulla, quindi non ci sono qui. E abbiamo, girando la scheda sullo stesso lato, ok, noi abbiamo quattro condensatori di qua. Tre condensatori di qua. Vediamo. Quindi mancano i tre condensatori di qua e questo condensatore qui. Nient'altro. Ok. Il resto sembra ci sia tutto. Sì. Va bene, solo quattro componenti allora. Va bene. In teoria non dovrebbero neanche tanto servire quelli lì, perché sono. Vediamo con il nostro multimetro. In modalità diodo. Rosso sulla massa. Allora, in teoria, allora questo vabbè è massa. Sì. Questa qui è massa, quindi questo è un condensatore di filtro e questo qui anche questo è un condensatore di filtro. Da quest'altra parte invece abbiamo 31 e 0, quindi è un condensatore di filtro 0 e 25, anche questo è un condensatore di filtro. Qua 31 e 0, anche questo è un condensatore di filtro. Quindi per il momento, per fare anche eventuali test, eccetera, non servono questi condensatori qua. Ok?
per il momento. E la console dovrebbe accendersi, funzionare e trasmettere l'immagine normalmente. Va bene, allora, cosa facciamo qua? Allora, anzitutto scaldiamo la scheda. Aria calda, senza ugello, 450 gradi, 50% di aria. Scaldiamo la zona perché è piena di flussante. Così possiamo pulire bene tutto. E ricominciare bene il lavoro da capo, sistemando anche quello che adesso è stato combinato. Ok, adesso siamo liberi dal flussante. Puliamo bene, sgrassiamo bene la zona qua, che bisogna applicare la maschera. Ok, adesso sono sicuro che è bella sgrassata. E maschera verde. Allora, qui sotto, in questo caso, siamo sotto al chip, ok? Quindi la maschera la devo applicare mega sottile, in modo che quando vado a risaldare il chip non crei problemi, protuberanze o altro che impediscono al chip di mettersi giù correttamente. Deve essere lo strato più sottile del mondo, esattamente come quello di fabbrica. Altrimenti, poi risulterà che magari c'è un lato più alto rispetto all'altro e quindi le saldature verranno fuori molto male. Non si riuscirà a collegare correttamente il chip perché è sollevato, è più sollevato rispetto al normale. Ok, dovrebbe andare bene. Magari possiamo riallineare qui. Non che ce ne sia effettivamente il bisogno. Ma possiamo fare in modo che torni ad essere un quadrato. Ok. Ora, luce UV. Qualche secondo perché tanto lo strato è e dovrebbe essere sottilissimo, quindi si indurisce la maschera lì messa in tipo 3 secondi, specialmente con una lampada così forte. Ok, accendiamo l'alimentatore. Yeah, luce UV. Gli diamo un aiuto con l'aria calda. Ok, bene, ora possiamo usare un paio di cose. Cosa possiamo usare? Possiamo usare delle piazzole nuove, ok? Volendo. Usiamo il saldatore, puliamo la zona però. Pulsante. Mi sono comprato delle striscioline, le pad strip, ok, le chiamano così, per ricreare le piazzole quando serve. E ho visto che le piazzole che ci sono all'interno della confezione sono dell'esatta misura per fare questi lavori qua. Sono precisi precisi. E quindi magari questa volta utilizzo queste, vediamo come va. È la prima volta che le utilizzo. Sono microscopiche, letteralmente, però dovrei riuscire a ottenere un buon risultato. Ma per il momento
Dovrebbe andare. Puliamo la zona. Cotton fioc, alcol isopropilico. Anche l'altra se n'è andata, perfetto, era quello che effettivamente volevo. Non sto scherzando, era effettivamente quello che volevo. Perché in questo modo posso rimettere esattamente quelle nuove da cima a fondo. Ok, molto bene. Bene, adesso prendiamo queste pad strip. Le pad strip si presentano così e come vedete quelle lì sono quelle che teoricamente dovrebbero essere della misura giusta. C'è solo questa misura qua, su questo foglio, ok? E dovremmo esserci. Quindi ce ne servono 4 di questi. Vediamo come si apre. Mio Dio, che piccola. No, sei lì? Ok. In teoria, questa qui dovrebbe essere della dimensione giusta per fare questo lavoro qua. Sì, praticamente. Noi la mettiamo così e come si vede praticamente è come nuova dopo la traccia. In questa maniera il chip può sedersi tranquillissimamente, non c'è bisogno di utilizzare il filo da 0,1 mm che è comunque spesso, ok? E risulta poi che il chip rimane sollevato, ok, dalla scheda, si fa più fatica a saldare tutto quanto, quindi per il momento lo lasciamo là sopra, ok? Andiamo a costruire No, costruire a grattare la maschera sopra, ok? Per esporre di nuovo il rame che ci serve per attaccarci. Ok. Sì, molto bene. Ne faremo una alla volta. Ed è meglio cominciare da sinistra, però. Molto bene, perché io sono abituato a lavorare con la mano destra e quindi partendo da sinistra sono più agevolato. Flussante. E andiamo ad utilizzare la nostra punta fina, la nostra punta sottile. Questa qui. Così riusciamo a lavorare un po' meglio. Stagno. Adesso prendiamo la nostra nuova pista qua. Ecco, è volata via. E adesso non la troverò più, perché le pinzette io non riesco a controllare con la mano sinistra le pinzette. Voi la vedete? È lì nell'inquadratura? No. Quindi è proprio scomparsa. Chissà dove diavolo è andata a finire adesso. Va bene, allora ne prendiamo una nuova. Ok, adesso è appiccicata con il flussante, c'è cioè il flussante sulla scheda, di conseguenza si è appiccicata, quindi non volerà più via. Adesso il problema sarà provare a saldarla. Vediamo un po'.
Allora, perdonatemi, non ho registrato comunque tutto il processo perché è stato lungo e laborioso, ok? Ma alla fine sono riuscito a saldarlo correttamente, anche se la maschera sottostante al chip, ok, risultava quel pelo troppo alta da impedirmi una corretta installazione. Quello che vedete qua sono solo dei ponticelli, ok, a mezz'aria, perché non c'era, non c'è, non, il chip non riesce ad andare completamente appiccicato alla scheda, perché c'è la maschera che abbiamo aggiunto noi sotto, ok, e nonostante sia sottile, non è mai sottile quanto quella di fabbrica, ok, e di conseguenza c'erano degli spazi, ho dovuto manualmente andare uno per uno a fare in modo che si attaccasse, è stato un lavoro piuttosto lungo. Ma adesso tutti i lati, ok, sono collegati e possiamo andare a vedere con la nostra schedina di test per l'HDMI, ok. Quindi ci spostiamo di qua, mettiamo la nostra schedina, mettiamo l'alimentatore, no, l'alimentatore, il multimetro sullo schermo e andiamo a misurare in modalità diodo, ok, tutti i piedini, ok, numero 1 45, 2 è la massa, ci siamo, 3 45, 4 dovrebbe esserci qualcosa, non ci siamo, dobbiamo andare a controllare, 5 è la massa, 6 ok, 7 ok, 8 ok, 9 ok, 10. Anche qui dovrebbe esserci un valore. Ok, c'è la porta sporca, probabilmente. 10, ok. 11, ok. 12, ok. 13, ok. 14, non connesso. 15, ok. 16, ok. 17, ok. 18 e 19. Ok. E quindi l'unica cosa che è questo qui. Numero 4. Ok, il numero 4. Magari c'è un filtro, uno di questi filtri qua, controlliamo. Allora, i filtri hanno il passaggio così, ma non così, ok? Quindi devono fare continuità fra qua e qua. Se noi rileviamo un valore da questo lato qua, vuol dire che il filtro è buono, ok? È collegato. Ok. 45. Eccolo qua, questo non è buono. Andiamo a vedere se di qua è collegato, perché potrebbe essere che il chip non è collegato a questo punto qui e quindi non può mostrare nulla perché non c'è collegamento. Ma da qui noi rivediamo che abbiamo 45, quindi se abbiamo 45 di qua ma non abbiamo 45 di qui, vuol dire che il nostro filtro è interrotto. Ok? Quindi non va bene. 45, 45, 46, 46. Va bene, allora dobbiamo cambiare questo filtro qua. Se noi lo giriamo, vedete? È un filtro, questo qui è solo un avvolgimento e passa da qui a qui e da qui a qui. Ok, probabilmente nei tentativi di riparazione è stato danneggiato, ok? Oppure era il problema iniziale, quindi non c'era nulla che non andava con il chip, ma era questo filtro qui che era interrotto e non faceva uscire il video. Ok? Bene, allora andiamo a staccarlo. Ci posizioniamo sempre fuori dal banco perché qui vicino abbiamo lo speaker. Ok? Eccolo qui. E voglio evitare il più possibile di scioglierlo. Quindi aria calda da sotto, andiamo a togliere il filtro rotto e lo rimpiazziamo con quello nuovo. Non sembra danneggiato, però magari il filo, come avevo detto, è interrotto in qualche punto e quindi non riesce più a fare contatto. Vabbè, capita.
Adesso se noi inseriamo la nostra schedina qui, ok, e andiamo a misurare di nuovo i valori di diodo, dovremmo essere in grado di vedere il numero 4, sì, esatto, e il numero 6, no, sì. Allora, un attimo solo. Allora, riusciamo a vedere questo qui, ma non questo qui. Ok, non credo che sia problematico il filtro, ma magari non è saldato abbastanza, perché gli ho solo rimpiazzato il filtro senza aggiungere stagno, quindi magari non è collegato perché gli manca lo stagno. Allora, aggiungiamo un po' di stagno velocemente. Ok. Ci rimettiamo il filtro. Ok, adesso dovrebbe essere saldato bene. Possiamo già riconfermare, ok, con il nostro multimetro, il numero 4. Eccolo qua. E il numero 6. Eccolo qua, bene. Ora è saldato bene. 4 e 6. Quindi ricontrolliamo. Numero 1, numero 3, numero 4. Numero 6, numero 7, numero 9, numero 10, numero 12. Ok, tutte le data line sono a posto ora. Quindi, teoricamente, questa console è tornata a posto. Teoricamente. Ed è il momento di un test. È il momento del test finale. Cosa dite voi? Funzionerà? Non funzionerà? Sono riuscito a fare un buon lavoro? Ci ho speso un paio d'ore per farlo. Però, dai, ci avrei messo sicuramente di meno con il filo. Come già dicevo, le pad strip qua sono veramente microscopiche, sono difficili da maneggiare al momento, ok? Come ogni cosa, la prima cosa che fai è imparare, ok? E oggi ho imparato che mi ci vuole ancora un po' di esperienza per utilizzarle, ok? Un giorno magari prendo, schiaffo e lavoro finito, tipo giro di 3 secondi. Oggi non è andata così, ma va bene così. Sono lo stesso riuscito ad utilizzarlo, sono lo stesso riuscito a salvare la situazione. E adesso vediamo. E non è neanche tanto brutto a vederlo, eh. La prossima persona però che metterà di nuovo mano a questa console saranno... voleranno santi. Voleranno santi. Sempre per il motivo che vi dicevo. E il fatto che ci sia la maschera al di sotto di questo chip qua purtroppo complica la situazione. Ok. Riassemblo la console e torno quando sono pronto per fare il test. A tra poco. Ok, sono pronto. È collegato il minimo indispensabile. Adesso vediamo cosa succede. Ancora si accende. Bene. Ora prendiamo il cavo HDMI. Però io non vedo nulla. Allora, vediamo un attimo. Puliamo con l'alcol isopropilico. Gli diamo una spruzzatina qua, una lavata. Magari la porta è sporca. Come avevamo visto prima dalle misurazioni.
magari non fa buon contatto. No, niente. Ok. Quindi c'è ancora qualche problema. E qual è questo problema? Magari sono i 5 volte che non escono fuori? Possibile. Andiamo a verificare. Allora, mettiamo in voltaggio. Ok, e andiamo a verificare il pin numero 18. Abbiamo 5 volt, quindi non è quello il motivo. Va bene. Magari in questo caso è esattamente come si può pensare. Il chip stesso, almeno quello che era insieme con la console. Era quello originale che non funziona. Quindi deve essere sostituito. E il che, vabbè, pazienza. Vuol dire che dovrò rifare il lavoro. Va bene. Nessun problema, nessun disturbo. Adesso dovrei, vabbè, chiaramente taglierò per questione di video, ma ora è solo una questione di stacco, attacco quello nuovo, gli ripasso un attimo le saldature attorno e dovrei essere un attimino più veloce. Quindi niente, va bene. E nel caso trovo qualcosa di interessante, comincerò a registrare di nuovo. Altrimenti ci vediamo una volta che ho risostituito il chip. Forse ho trovato il problema. Lo vedete? Perdonatemi, sto tenendo la scheda letteralmente in mano mia. C'è un punto che non si è riuscito a saldare, a collegare. Magari, e siccome quella lì è una data line o qualcosa del genere, magari gli serve quella per fare qualcosa, non lo so. Ma siccome questo è anche un lato difficile da osservare sotto al microscopio, forse anche l'ultima là in fondo, dobbiamo ripassare questa qua prima di cambiare un chip. Perché dalle misurazioni sembra perfetto, gli manca solo quel puntino lì e magari torna tutto a funzionare. Ok, proviamo a saldarlo e verifichiamo, perché da così non sembra. Però gli facciamo così e si riesce a notare un pochino di più. Sì, eccolo lì. E potenzialmente c'è anche un problema qui. Ok, che magari c'è un ponticello fra questi due qua. Quindi dobbiamo stare attenti. Allora, andiamo a saldare questo e ritorniamo a verificare. Non riuscirò a farlo questo, a farvelo vedere sotto il microscopio, perdonatemi, ma è impossibile se non riesco a lavorare. Torno quando ho finito e vi faccio vedere. Allora, zoom più zoom che si può. Allora, adesso l'ultimo piedino ha abbastanza stagno. Adesso anche quello lì, come vedete, ha stagno. È collegato. Ok. Tutto è collegato adesso. Bene, vediamo cosa succede allora. Ritentiamo. Ragazzi, ci siamo riusciti. Guardate qua. Eccola qua. Ci siamo riusciti solo per un singolo punto che non era stato saldato. Cosa. Guardate cosa ci tocca. E, a parte, vabbè, il discorso è in francese, ma chiaramente arriva dalla Francia. Guardate qua, 5,50, signori. C'è un firmware così vecchio che veramente non ha quasi mai lavorato questa console qua. Wow! Dai, partenza a prezzo d'asta 350 euro. Chi lo vuole? Chi offre di più?
Bello, 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 bello. Ok, abbiamo salvato una console con un firmware veramente wow. Al signor Michael, lo vedete in basso a destra, vabbè, ormai la console è nostra. Signor Michael, la sua console è stata sistemata. E niente, vediamo. Marvel, Fortnite, Battlefield, FIFA 16, FIFA Virus. Il FIFA Virus. Allora, Playground, Star Wars, Mortal Kombat, Broforce, Battlefield 1, NHL 15, Madden 16, Battlefield 4. Beh, era una persona che piaceva giocare, insomma, a giochini interessanti. Comunque, dai, alla fine ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti, ragazzi. L'abbiamo salvata. Abbiamo salvato il casino che ha combinato Marvin. Ok. E abbiamo ripristinato un'altra favolosa console. E adesso il video lo termino qui. Quindi grazie per aver visto. Se volete iscrivervi, iscrivetevi. Se volete lasciare un commento, lasciatelo pure. E se volete abbonarvi anche, lo apprezzo moltissimo. E noi ci vediamo in un prossimo video con una delle altre cose che ci ha dato Marvin, o la Nintendo Switch Lite, oppure il controller, che tutte e due entrambe sono molto interessanti. Quindi restate con noi. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao.